straniere, 29enne. Vediamo intanto che Forsberg, svedese, già segna. Mi fa dare che ci sia un po' di irritazione delle prime vie aeree. Non è niente di preoccupante, la respirazione è a posto, la tosse. È ancora prematura per poter avere una valutazione globale di questa prova, ma tuttavia già indicativa di un certo ritmo che i concorrenti riescono a ottenere. E Rungaldir è terzo, parte con un momento di calo in campo femminile, non ha corrisposto al boom maschile, viceversa a quanto è accaduto finora nella squadra italiana, dove le donne, come sapete, hanno conquistato una medaglia d'argento, 3 di bronzo, l'ultima ancora con Manuela Di Centa ieri nella gara. Riesce a inserirsi in buona posizione in questa graduatoria che è appena indicativa dello sprint iniziale. Direi di sì, è secondo, quindi dopo Forsberg è davanti a Scanes e Polvar. Campionati del mondo che farebbe onore a qualsiasi federazione e in qualsiasi disciplina, soprattutto considerato che è un fondo fatto da una nazione alpina e non siamo un popolo del nord. Di questo genere venga considerato appunto come un insuccesso, un'Italia a fondo appunto come hanno scritto. Questo dispiace perché... Osserviamo il passaggio di Bjørn Dæhlie, dicevamo uno dei favoriti in assoluto al chilometro e 7, poi anche Franco Nones ha qualche cosa da dire su queste valutazioni. Bjørn Dæhlie, norvegese, segna il miglior passaggio al... ...che da noi è stato per prima interpretato e di conseguenza credo che bisogna ritornare coi piedi per terra e tenere pur sempre... ...profondità invece, qualche discorso tecnico che si riferisce ai passaggi finora in evidenza sul vostro teleschermo. Vedete che Prokhorov, ex campione olimpico, al chiometro 7.4 segna. Chiamo Sede Zolte, ha tanta grinta e rabbia in corpo da segnare il miglior tempo al chilometro 7. Mancano ancora 3 secondi, vediamo se è vicino al punto di cronometraggio. No, è secondo, ma non è un'indicazione importante, lui è un uomo che viene fuori alla distanza. Comunque vedete il suo passo pattinato, fatto di potenza. Quarto De Zolte e una annotazione su De Zolte alla risposta. Pertanto lui può fare qualunque risultato. Il segnale della caduta del giorno della staffetta sicuramente è stato un segnale di una giornata storta, perché un atleta come lui difficilmente cade in pianura quando è molto lucido. Il giorno della staffetta aveva già dimostrato all'inizio di non riuscire a scrollarsi di dosso. Un po' lontano dal punto di cronometraggio, non ce la fa e quindi è secondo tempo per ora. Vedete scorrere a destra in basso i numeretti che indicano la posizione dell'atleta in questo momento. E rimane secondo Svan, quindi al passaggio del chilometro e 7 va alle spalle di Dæhlie con 8. Per Polvara scorre già il secondo, il terzo tempo, ora il quarto. È facile da seguire, io credo, questo sistema di analisi della corsa. Quarto tempo per Piano, e oggi finalmente ci possiamo rilassare, possiamo veramente goderci nel vero senso della parola anche noi questi mondiali che sono stati meravigliosi anche grazie ai risultati che voi avete portato. È incredibile, addirittura non avevano mai vinto medaglie le ragazze del nostro fondismo negli anni. Adesso il microfono, parlando di te, parlando delle altre sue amiche, perché siete amiche. Siamo delle amiche. I nostri Polvara e De Zolte, sorpresa, Mogren un po' in basso, ottavo, ancor più sorprendente, il 27 secondi, così pure il cecoslovacco Bench. Ma ora ecco che Ottosson è andato al secondo posto proprio in questo istante e dà quindi ancora una svolta a questa situazione provvisoria. Ecco De Zolte, 7 km e 4, sì, il riferimento di prima chiaramente era fra un 7 e 7 e 4. De Zolte, vediamo se le notizie erano giuste. De Zolte è secondo, 8 e 7, 8 è ad aggiornare questa situazione provvisoria dopo 7 km. Vedete che la pista è una continua successione di salite e di rapide discese, ma va detto Nones che non sono salite dure e lunghe come quelle che vorrebbe De Zolte. E vediamo intanto Mogren al terzo posto in questa, per arrivare Svan al controllo del 7 km e 400 metri, dopo un chilometro e 7 era terzo dietro a Dæhlie e a Ulvang. E al secondo posto in questo istante con 8 secondi da Dæhlie c'è De Zolte. Svan, e attenzione, voi potete seguire con noi l'evoluzione della sua gara con i numeretti, è secondo Svan, quindi soffia il posto a De Zolte. Possiamo trarre
da parte di Ulvang, che, lo ripetiamo, rimane uno dei 4 o 5 favoriti di questo prova. Si è verso delle grosse indicazioni, è sempre difficile trovarne perché siamo ancora all'inizio della gara e tutto può succedere. Forte e normalmente lui non ha mai ceduto sul finale, pertanto sa benissimo quello che lui vale, perché è un atleta molto intelligente che ha una grande esperienza e pertanto cerca di mettere psicologicamente gli altri con le spalle al muro. Lui attacca e gli altri, se vogliono tenere... Il dato già di questo atleta sovietico, il passato olimpico, un passato molto interessante, in questi campionati del mondo non è stato all'altezza della sua fama, vedremo se riuscirà a riscattarsi in... Abbiamo la linea frangipane al traguardo, Polvare al quarto posto in questo istante al controllo dei 18 chilometri, dove sono transitati ormai una ventina di concorrenti, anzi di più, 30 concorrenti. Polvare, quinto ora... Vi ricordo che Polvara al settimo chilometro era al quindicesimo posto e va... Tenteremo di vincere la speciale classifica della Coppa del Mondo di Staffetta, Coppa per Nazioni. E siamo attualmente in testa, abbiamo ancora due staffette, una a Fallon e una a McCollum, e ci avremo un po' di fortuna. Siamo su De Zolt, il quale trascina a ruota Jan Ottosson, un compagno di corsa importante, e Alois Stadlober, svedese il primo, austriaco il secondo, e si presenta al controllo del 18° chilometro Maurilio De Zolt. Il tempo da migliorare quello di Deli sotto. De Zolt è in prossimità del controllo, ma ancora due, ecco, due secondo De Zolt, nemmeno due secondi, un secondo e sei decimi, un secondo e sei decimi dopo questo controllo, che vi ripeto è al 18° chilometro. Mogren sta per presentarsi a questo esame parziale ed è uno dei quattro uomini di cui vi abbiamo parlato, Deli, De Zolt, Mogren e Svan, che stanno infiammando questa 50 chilometri e Deli è ancora l'uomo da battere e Mogren va al terzo posto finora, vediamo se vi rimane. Terzo tempo confermato per Torgny Mogren alle spalle di De Zolt, 7 secondi. Qualsiasi soluzione. Gundesvan si appresta a misurarsi con i suoi avversari, soprattutto Deli, al 18° chilometro. Guardate i secondi che scorrono e è vicino al controllo, dovrebbe farcela segnare il... No, secondo tempo per 4 decimi, gli ultimi metri sono sempre i più lunghi, quattro. Importante rimane il tempo da battere e Gundesvan è alle sue spalle con 4 decimi. Chi potrebbe, secondo te, ti faccio sbilanciare, Franco Nones, so che non ami giocare perché sei un tecnico, non vuoi essere ripreso, ma chi potrebbe a questo punto inserirsi? Sotto la nostra postazione transitato De Zolt con Ottosson sulle code, però abbiamo visto Mogren che in questo tratto ha guadagnato 12 secondi e ritengo che nel giro di pochi chilometri riuscirà anche lui a attaccarsi dietro al gruppetto di De Zolt, e questo vuol dire che nei secondi 20 chilometri tutto può ancora succedere. Intanto a questo controllo cronometrico vedete che il sovietico Prokhorov, che abbiamo ricordato più volte ex campione olimpico, sta misurandosi e perde in effetti altro per la sua barbetta mefistofelica, che è un sintomo del suo carattere dinamico, brillante. Voi sapete che lo chiamano il grillo, in quanto non sta mai fermo, e anche la sua tecnica sciistica ricorda il saltabeccare continuo. La sua scia Jan Ottosson, che è partito 30 secondi prima, e poi vedete altri due concorrenti sono Endestand, uno statunitense che si è trovato per caso in questo trenino, e De Zolt segna il primo tempo al passaggio dei 30 chilometri, riferimento importante. De Zolt passa davanti a Bjorn Deli, ma l'avevamo già anticipato con le informazioni via radio. Ora attenzione, controlliamo Mogren al 30° chilometro. Mogren è miglior tempo al 30° chilometro, 11 secondi. Il materiale ritengo che oggi non ci sia, in quanto vediamo che ai primi quattro posti ci attenzione, sono attenzione Franco, guarda Svan che ora insidia De Zolt. Scusa se ti ho interrotto, ma dobbiamo consentire ai nostri amici in ascolto di gustare questi momenti di gara. Svan è secondo, Svan è terzo, il che significa che ora De Zolt precede Svan di 2 secondi e 3 decimi,
è davvero sempre una situazione da... Andano bene e che prendano sicuramente, credo, le medaglie. Ti senti più tranquilla, più serena adesso che sono passati i grandi appuntamenti, i grandi impegni? Rilassata? Eh beh, sicuramente, perché questi erano degli impegni veramente grandi, soprattutto per il fatto che... Due ore in precedenza abbiamo raccontato le vicende di questa gara che ora piomba così repentinamente nelle vostre case, sui vostri teleschermi, e la 50 km di sci di fondo, questo è superfluo aggiungerlo, che va accoppiata formidabile, esattamente è André Jungen, uno svizzero, il quale gode di questo momento di favore, di popolarità e sulla coda degli sci di due dei massimi protagonisti della scena mondiale. Controllo quindi al 40° chilometro, Mogren sta per avvicinarsi, vedete che è suo il tempo che viene indicato, giustamente è partito 30 secondi prima di Maurilio De Zolt, l'ha raggiunto e ora sta facendo corsa in treno con lui, e però Mogren sembra deciso a tentare di scrollarsi di dosso l'italiano, non è contento del vantaggio che ora ha realizzato, 49 secondi su Deli, ma è tutto da verificare ora il passaggio, affrontare tutta la passerella, se riuscirà a insidiare la seconda posizione provvisoria di De Zolt legata a 30 secondi di ritardo nei confronti di Mogren, sembra sì in grado di farcela in quanto il controllo è subito dopo questa curva ed è così, Svan va al secondo posto con 19 secondi di distacco da Mogren e quindi al 40° con questo grande campione che è partito dopo di lui 1, 2, 3, 4, 5 posizioni, quindi Deli che sta marciando fra le prime posizioni, vedete anche dopo 46 km segna il migliore. Sarà sicuramente un po' avvantaggiato, ma comunque sono soddisfatto della mia gara. Ecco, io penso che tu possa rientrare nei 15, cosa dici? Ma spero. E che come ha sempre fatto sta trovando qualche risorsa nel finale, ma guardiamo direttamente la situazione, c'è Mogren, Maurilio De Zolt ha ripreso Mogren che l'aveva staccato di 5 secondi, 46 km e 500 metri, siamo a 3 km e mezzo dalla conclusione di questa 50 km, vi ricordo che Mogren che precede De Zolt è sempre in vantaggio nei suoi confronti di 30 secondi, i concorrenti che tuttavia hanno differenti distacchi in classifica, si parte a cronometro, 30 secondi l'uno dall'altro e il pettorale più basso è partito prima. Potete avere già da questo una indicazione. Bjorn Deli è il tempo più interessante, naturalmente sarà il migliore, così come è stato in tutti gli altri controlli. 1.49 è il distacco che dà a Prokhorov. Sarai nei 12? Ma prima mi davano decimo, adesso bisognerà vedere dietro se ci sono dei recuperi degli altri o se magari cedono. Bisogna vedere quando arrivo. È sempre convinto di riuscire ancora e credo veramente che farà un finale eccezionale, perché non si rassegnerà sapendo che ha solamente pochi secondi. Aggiornamento cronometrico, grazie ai nostri tecnici che via radio danno a Giubergia questi aggiornamenti, a meno di 47 km, quindi localizziamo intorno al 48° chilometro, Svan a 15 secondi da Mogren, De Zolt deve guadagnare ancora 11 secondi a Svan al traguardo. Ora su quest'ultimo toboga sono a 250 metri dal traguardo, sono ora a 150 metri, Mogren sicuro vincitore di questa medaglia d'oro e ora De Zolt pattina con grande disinvoltura e medaglia di bronzo sicura, ma sta lottando, non si arrende mai, non l'ha mai fatto nella sua vita, non lo fa certamente oggi, per vedere se riesce a guadagnare qualche cosa alla medaglia d'argento di Gunde Svan che virtualmente possiede. Svan ora è in fondo al rettifilo e addirittura precede Mogren in questa volata. Maurilio De Zolt, questi non è Svan, attenzione, non è Svan, è Jan Ottosson, svedese come lui, la posizione a Ovo aveva creato un brivido e è un po' più in ritardo rispetto al previsto Gunde Svan. Ottosson che va a piazzarsi in una buona posizione dopo una gara generosa, soprattutto nella prima posizione, nella prima parte della gara, sesto posto per Ottosson, e continuiamo a scrutare l'orizzonte per, eccolo qui Gunde Svan. Gunde Svan che sta per presentarsi al traguardo e in lotta con Maurilio De Zolt per la medaglia d'argento, 2.03.31, ecco l'argento è suo ora con De Zolt,
2-0-4 e 0-1 ormai a 20 metri, ce la fa. De Zolte conserva naturalmente la sua medaglia di bronzo, ma non ce l'ha fatta a scalare l'argento che va al collo del grandissimo Gundeswan con 17 secondi di ritardo dietro a Tordi Mogren. Si ripete l'ordine d'arrivo del salto, il centro del salto. Ecco intanto l'aggiornamento delle medaglie. La Norvegia, vedete che ha fatto la parte del leone, anche se oggi ha conquistato soltanto, per modo di dire, un quarto posto. Bene, come impone il cerimoniale, fra poco